Una fiamma al giorno, energie del 9 di ottobre. Scegliete la vostra variante, grappolo bianco, corallo, quarzo, rosa. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 9 di ottobre per tutte le tre varianti. Grappolo bianco, qua ci saranno delle situazioni che dovete andare a equilibrare, quindi richiedono la vostra attenzione perché si manifesteranno situazioni che appunto possono un po' scombussolarvi, quindi è necessario tenere un equilibrio saldo proprio centrandosi proprio all'interno, quindi non fatevi condizionare dagli altri, trovate dentro il vostro equilibrio per attraversare appunto queste situazioni. Qua mi dice dentro c'è proprio il modo di vedere le cose da un altro punto di vista, non fermatevi sulla superficialità con cui si manifestano queste cose, ma andate oltre al messaggio che vi sta portando, perché ognuna delle cose che succede, ogni evento ha un suo messaggio che appunto deve essere equilibrato dentro di noi, deve essere accolto. E questo potrebbe anche essere appunto un messaggio che arriva, che potrebbe essere un po', diciamo, scombussolante, potrebbe creare un po' di preoccupazione, quindi richiede appunto il vostro equilibrio per valutare che cosa sta accadendo. Ma qua mi sta dicendo che questo equilibrio, se sapete attraversare, diciamo, questi eventi con equilibrio, troverete proprio, diciamo, anche la forza del cambiamento, perché queste cose non arrivano a caso, arrivano per farvi evolvere, quindi c'è proprio entrare nel vostro, nella vostra energia e sapere che anche se ci sono delle situazioni difficili, voi potete avere la forza di superarle, e quindi questo vi dà proprio molta forza interiore, quindi andate proprio a enfatizzare quella che è una consapevolezza che magari avete già, ma che andrà sempre di più. E quindi sì, come dire, siamo forti, posso superare tutte le difficoltà, posso partire per il mio viaggio. E quindi insomma c'è una bella consapevolezza. Ecco qua che sono sempre i miei messaggi che non riesco a togliere, sempre il suono, perfetto. E allora andiamo a vedere, perfetto, la forza, guardatelo qua, la forza dentro per superare tutto è vostra, ce l'avete dentro di voi, e quindi qua c'è una consapevolezza veramente che può cambiare le sorti del vostro futuro. Corallo, 6 di fuoco, qua c'è qualcosa di molto importante, qua c'è un'unione passionale, qua c'è qualche cosa che richiede sì emozioni forti, ma che richiedono di essere armonizzate, quindi c'è molta passione, probabilmente qua si tratta di, andiamo a vedere, ma si tratta di relazioni, quindi attenzione che ci sono relazioni, ma anche relazioni, per dirti, non solo d'amore, ma anche amichevoli con le persone che ci stanno intorno, quindi ci sono probabilmente delle situazioni molto cariche di emozioni che ci appunto ci parla di relazioni in generale e che devono essere armonizzate, quindi c'è proprio molta, probabilmente potrebbe esserci proprio un po' essere scossi, anche perché comunque tieni conto che la luna piena in Ariete è governata da Marte, quindi tutte queste emozioni, tutte queste cose che possono essere scombussolanti fa proprio parte dell'energia del plenilunio, quindi c'è veramente questo senso di energia fortissima che richiede appunto di essere armonizzata. Probabilmente verranno fuori delle ferite, quindi attenzione che qua mi sta dicendo affidate tutto all'anima e cercate di entrare proprio in risonanza con quello che sentite dentro, senza farvi prendere proprio da reazioni, ecco, non reagite ma agite, e quindi proverete appunto, troverete la modalità di creare armonia dentro di voi e con le persone che amate. Vediamo un po'. Ok. E sì, come dice, abbiate fede, affidatevi tutto all'anima. Infatti, come mi sta dicendo, immergetevi nell'anima e troverete proprio la modalità per creare armonia in queste relazioni. Possono essere relazioni d'amore, ma possono essere anche relazioni con amici, parenti, persone appunto che vi stanno intorno. E qua avete proprio il sostegno degli angeli. Quarzo rosa. L'imperatrice, qua c'è un femminile che deve imporre, tra virgolette, animicamente il suo potere, quindi qua c'è un'imperatrice, un femminile che deve mostrare il suo valore, deve mostrare, materializzare quello che desidera, perché ci sono appunto situazioni che si stanno materializzando che arrivano ancora da una parte un po' oscura di noi, quindi richiede che queste emozioni che vengono fuori possano essere guardate con il loro potere, le emozioni
emozioni sono molto importanti perché ci parlano, veicolano un messaggio, il messaggio delle ferite su cui ancora bisogna andare a lavorare. Quindi qua mi sta dicendo, attenzione, entrate nel potere dell'anima che vede le cose con il giusto occhio per materializzare quello che è il suo sentire. Quindi qua ci sono delle emozioni che arrivano, devono essere guardate, bisogna agire secondo l'anima. Quindi l'anima imperatrice cosa fa? Osserva le sue ferite e le espone alla luce, e già questo è un inizio di guarigione. Sono partite troppe. Allora, vediamo un po'. E sì, qua c'è proprio il senso di entrare e terminare, entrare in risonanza con l'anima, terminare questa situazione e affidare tutto quello che sta accadendo proprio alla vostra anima, perché è lei che trasmuta, e lo dico sempre, e non è la mente, non siamo noi che dobbiamo trasmutare, ma è l'anima che trasmuta. Quindi lasciate spazio all'anima, lasciate spazio all'imperatrice che sa che cosa vuole e lo materializza, e concluderete questa situazione. Probabilmente o sono situazioni che riguardano dei bambini, oppure voi stessi state affrontando un qualcosa che arriva proprio dalla vostra infanzia. Sono problemi, ferite che arrivano proprio da lontano e sono quelle che appunto ci portiamo dietro per molto tempo. Quindi forse oggi veramente è il caso di entrare veramente in risonanza con l'anima per superare tutte queste ferite. E avete il sostegno delle stelle, qua state creando qualcosa di meraviglioso, state guarendo, state entrando in risonanza con l'anima e lei opererà proprio la guarigione che aspettate da tempo.